Giulia La Foschi, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo libro intitolato Le fotografie del silenzio, forme inquiete del vedere. Giulia La Foschi, leggo in quarta di copertina, giornalista, critica d'arte della fotografia e docente di storia della fotografia all'Istituto Italiano di Fotografia di Milano. Che cosa vuol dire insegnare storia della fotografia, Giulia La Foschi? In questo caso si cerca di, più che insegnare la storia da una parte, ma soprattutto far comprendere come la storia della fotografia sia una riflessione, un percorso dentro sempre nuove forme di pensare il visibile, no? Di riflettere sul visibile, di trovare delle soluzioni che siano all'altezza dei tempi, che siano in relazione con la contemporaneità, che sia una contemporaneità artistica ma anche una contemporaneità politica e sociale, e quindi come negli anni la fotografia ha dovuto cambiare, è cambiata per porsi in una relazione di attualità sia con il tempo in cui vive sia con l'arte con cui si confronta. Mi scusi la domanda, ma che cosa vuol dire oggi, quando le parole subiscono sempre di più degli smottamenti di significato? Che cosa vuol dire oggi essere contemporanei? Certo, essere contemporanei significa vivere dentro questa situazione molto caotica, complessa, in cui ci troviamo sommersi dai media, sommersi da informazioni e sommersi, come abbiamo visto con l'elezione di Trump, sempre di più da una sorta di vittoria della falsità rispetto alla verità, ecco, in cui sempre di più si perde questa differenza tra verità e falsità e sempre di più è facile entrare in una situazione di scegliere il peggiore dei mali di fronte a inquietudini e paure che si stanno sempre più diffondendo nel mondo contemporaneo. Però oggi che stiamo diventando, in questa definizione stranissima ma se vogliamo anche molto vera, nell'epoca della post-verità, quindi così per non dire nell'epoca della menzogna, dal punto di vista dell'immagine fotografica, ecco, che cosa significa tutto questo, essere nel tempo della post-verità? Vale a dire, in che modo noi, nella nostra distrazione quotidiana, quando sfogliamo i giornali e vediamo le fotografie, in che modo noi possiamo relazionarci e comprendere ciò che la fotografia nel suo silenzio ci fa vedere? Beh, intanto appunto proprio nel mio libro cercavo di far notare come a volte la fotografia, anche una fotografia silenziosa, e in questo caso per silenziosa intendo una fotografia che pone degli interrogativi, che contiene dei messaggi molteplici, no? E che quindi non è semplicemente un messaggio univoco, affermativo, eccetera, se viene usata all'interno di media zeppi di altre immagini e o che utilizzano proprio l'immagine come una sorta di esemplificazione di un titolo, no? Bomba a Baghdad, ipotesi, e si vede l'immagine di una strage a Baghdad, automaticamente il lettore non osserva più la fotografia nella sua plurisignificanza, ma l'osserva semplicemente come rappresentazione del messaggio che viene dato. No? Un altro uso invece della fotografia può essere quello che adesso per esempio sta anche sempre in più sperimentando la Repubblica, no? In questa doppia pagina dove c'è un racconto fotografico. Allora a quel punto il lettore viene effettivamente più invitato a entrare dentro una storia visiva, no? E quindi a guardare con più attenzione le immagini. A quel punto più facilmente queste immagini, invece di aggiungersi al rumore di fondo delle informazioni, riescono a dire qualcosa di più, a creare un minimo spazio di silenzio che serva per farci riflettere. Cioè il silenzio qui nel mio testo viene un po' usato proprio come qualcosa che, anziché confermare le nostre idee, i nostri luoghi comuni, eccetera, ci invita a meditare, a riflettere, no? A creare un attimo di sospensione che ci porti a pensare qualcosa di diverso, no?
La tendenza contemporanea è sempre quella invece di scegliersi i media sulla base del già delle proprie convinzioni, di ritrovare sempre le stesse convinzioni anche nei giornali e in tutto l'apparato informativo. Quindi una fotografia oggi, secondo me, di controinformazione, come si usava a dire un tempo, non è una fotografia che fa un'altra informazione, ma è una fotografia più problematica, più aperta alle incertezze, no? Alla complessità della realtà. Noi ci troviamo di fronte a una realtà complessa e contraddittoria, che non è più fatta di buoni e cattivi, no? Di giusto e sbagliato, ma è complessa, ed è questa complessità che in fondo dobbiamo cercare di capire, ed è attraverso questa complessità che potremmo porci nei confronti della realtà in modo più consapevole. Io vorrei riprendere Giulio Lafoschi, sperando di non farle una domanda banale. Lei poco fa parlava, a proposito dei mezzi di comunicazione internet e poi soprattutto dei quotidiani, sull'utilizzo delle immagini. Lei ha detto, se ricordo bene, a proposito dei messaggi, le fotografie che rappresentano il messaggio univoco. Ora, se io parto da una fotografia che ha un messaggio univoco, parto già da una posizione un pochino sfavorevole, mentre la fotografia, se è plurale nei suoi significati, se è polisemica, rappresenta sicuramente quello che lei citava poco fa, il mondo della complessità. E spesse volte noi, forse, parlo per me stesso, non abbiamo la capacità culturale nel buttare l'occhio e entrare in dialogo con la fotografia. È per questo che ci limitiamo alla fotografia della bomba, e che ci racconta in maniera sì corretta, ma non veritiera, la situazione. Certo, ma perché i mezzi di informazione, sempre di più lo vediamo, sono fatti e pensati per essere fruiti con grande velocità, no? Infatti vediamo anche la crisi della stampa, dei quotidiani stampati, e sempre di più invece l'avanzare dei quotidiani via internet, no? I quotidiani via internet, che cosa sono? Sono più che altro notizie, immagini che si susseguono, quindi una forma di ricezione sempre più rapida. Cioè, non a caso anche tanti psicologi con intelligenza stanno pensando e riflettendo sul fatto che sempre di più c'è quella perdita di quel tempo della riflessione, no? Nel nostro modo di vivere le cose. Cioè, non riusciamo più cioè assorbiamo la notizia e poi passiamo alla notizia successiva, ma questo assorbimento non è riflessivo, no? E sono questi, se pensi anche ai film, come erano fatti un tempo, semplicemente anche 10-12 anni fa, e oggi ci accorgiamo di come sono diventati sempre più veloci, sempre più incalzanti, no? Mi credo di vedere dei film gialli del passato che ci sembravano molto avvincenti e trovarli lentissimi, no? Quindi è come un tempo che ci porta a una velocità eccessiva. E questa velocità eccessiva ci porta, come dire, a non riuscire a trovare questi spazi di silenzio, che sono degli spazi di meditazione, di riflessione, di pensiero che nasce, no? Ecco. Ed è chiaro che, appunto, ovvio che sempre di più, ed è anche questo un tema importante, la fotografia, invece di essere fruita attraverso i media, venga fruita sempre di più negli spazi delle gallerie, negli spazi dei musei, cioè in spazi che sono già pensati e creati affinché la persona, quando entri in uno stato già di maggiore attenzione, quindi di maggior silenzio, no? Ed è questo importante, cioè ci sono fotografie pure significanti che sarebbe inutilizzabili per i giornali, no? Perché troppo complesse, troppo ambigue, non darebbero quel messaggio. Io le vorrei fare, mi scusi se le interrompo, vorrei farle, sulle sue parole mi è venuta in mente una, proprio sul fatto delle scelte fotografiche. Recentemente, a proposito della guerra in Siria, non ricordo più in che frangente, ma tutti i giornali riportavano in prima pagina alcune immagini della guerra. E casualmente io mi è venuto sott'occhio, se non ricordo male, il New York Times, edizione internazionale, e tutti quanti i giornali italiani facevano vedere il massacro della guerra con le riprese molto molto larghe. Il giornale americano invece ha fatto una scelta veramente molto particolare e forse polisemica.
Il fotografo è entrato in una casa e questa casa, da questa casa lui vedeva l'esterno e si vedeva l'esterno e c'era semplicemente tutte queste macerie, la casa sventrata e c'era questa tenda che si muoveva nel vento e c'erano alcuni bambini di spalle, ecco. Questa immagine racconta di più la guerra rispetto alle altre che sono più didascaliche, secondo lei, Giglio La Foschi? Ma secondo me sì, perché sempre di più si sta andando verso quella che viene definita anche una fotografia post-documentaria, no? Stavo leggendo proprio un articolo su una rivista francese proprio in questa direzione. Cioè, ormai queste immagini, diciamo, delle bombe, delle esplosioni, del lancio dei sassi, eccetera, sono come entrate nel nostro immaginario, no? Ne abbiamo viste tante, tantissime, sempre col bambino morente, la gente che corre, le esplosioni, i morti, eccetera. E cosa ci dicono? Ci dicono che lì c'è la guerra, punto, no? Ecco, invece ci serve non essere più semplicemente, come dire, degli spettatori di fronte al dolore degli altri, come diceva Susan Sontag, no? Diventa importante per noi sempre di più cercare di avvicinarci a queste altre persone, no? A entrare nelle loro storie e quindi a uscire da questa logica in cui vedi sempre gli altri solo come martoriati, che appaiono semplicemente lontani, no? Infatti, adesso per esempio mi veniva in mente un lavoro che io ho trovato bellissimo, che aveva fatto Franco Pagetti ad Aleppo, che non era la città della guerra, ma era la città in cui le donne, no, prima di lasciare Aleppo, che rischiava ed è diventata poi un teatro di guerra spaventoso, hanno costruito come delle grandi teli, no, delle grandi stoffe, chiudere come le vie alla vista dei cecchini, in modo tale che le persone potessero, i familiari potessero passare senza essere uccisi dai cecchini. E questo ti dà un'immagine anche della forza, no? Della coesione di queste donne, della voglia di conservare la loro città, no? Una città viva, una città dove le donne si sono mobilitate per cercare di salvare i loro familiari. Ed è un'immagine di una storia diversa rispetto a quella delle esplosioni, così come l'esempio che lei mi faceva. Cioè, mi sembra che oggi sempre di più, no, vada guardato, non vada, certo, è importante anche la fotografia dell'evento, per l'amor del cielo, perché comunque ci fa capire che effettivamente lì la guerra c'è, ecco. Ma è anche importante che il fotografo e quindi il fotoeditor e i giornali stessi scelgano delle fotografie che siano capaci anche di andare più in profondità, di guardare lateralmente, di vedere che cosa succede altrove. C'è la guerra, ma ci sono anche i profughi che vivono per esempio nel Libano. Come vivono? A Damasco come si vive oggi per esempio? C'è la guerra d'Aleppo, ma c'è anche Damasco. A Damasco oggi come si vive? Come si vive per esempio nel sud della Siria? Cosa accade oggi a una comunità come quella, diciamo, adesso non mi viene in mente il nome, mi scusi, di una comunità religiosa che vive nel sud della Siria? Cioè, le notizie sono sempre riferite un po' alle stesse cose, no? Ecco, e non si guarda mai attorno, no? Mentre la realtà è fatta di tantissime situazioni. Cioè, non so, tipo Aleppo, punto di domanda, c'era una grande comunità armena ad Aleppo, che fine hanno fatto, che fine hanno fatto le loro case, no? Dove sono andati? Gli armeni sono cristiani, che situazione hanno vissuto, dove sono fuggiti, sono ancora rimasti lì? Cioè, sono tanti gli interrogativi. Ed è a partire da questi interrogativi che uno dovrebbe cercare di costruire un servizio fotografico e promuoverlo, no? Per farci capire meglio, no, queste realtà e non vedere la Siria come un unico luogo devastato dalla guerra e basta, insomma. Ed è questo un percorso importante per entrare nel silenzio a cui fa riferimento il piccolo ma importante libro di Giglio La Foschi, ricordiamo Mimesis, Accademia del Silenzio, questa collana dedicata al silenzio nelle varie forme. E adesso, Giglio La Foschi, vorrei spostare la conversazione sulle fotografie che noi continuamente facciamo, dal fatto che ne so, ieri sera io possa aver mangiato una pizza, questa mattina possa aver fatto, che ne so, la passeggiata col cane e così via, è tutto raccontato in maniera fotografica, un continuo selfie e via di questo passo. Ecco, in che modo
queste fotografie che noi facciamo continuamente rappresentano invece il silenzio o altra questione? O che silenzio rappresentano queste nostre fotografie? Intanto bisogna appunto chiaro che queste fotografie del selfie, se spesso vengono fatte, cioè dipende un po' come vengono fatte, le faccio un esempio. Un gruppo di amici che va a visitare, che ne so, la torre pendente di Pisa, no? Allora, se ecco il lettore davanti alla torre pendente, si mettono tutti davanti alla torre pendente e si fanno il selfie. È chiaro che questa non è una fotografia del silenzio, lì tutti si mettono in posa, fanno dei gran sorrisi, cioè la costruzione di una maschera del gruppo, no? Ci stiamo divertendo a vedere la torre pendente di Pisa. Lì siamo in una situazione di rapidità, socialità, stereotipi, no? Stereotipi in cui uno rappresenta anche se stesso come uno stereotipo. Un altro caso è per esempio un lavoro che ha fatto per esempio una mia allieva, che adesso verrà pubblicato da Fabbrica, che è un lavoro invece di relazione con una ragazza che soffre di anoressia, la quale si è fatta dei selfie, no? Ecco, ma questi selfie chiaramente se li ha fatti in solitudine, un lavoro quasi autobiografico, no? Nel cercare di vedersi, di costruire una relazione con se stessa, con il proprio dolore, con la propria voglia di sentirsi bella, no? Quindi un lavoro di selfie che è proprio dentro l'interiorità, perché poi il selfie è anche, non è semplicemente lo strumento collettivo che uno può vedere nel gruppo, no? Nella folla dei turisti, ma è anche come una sorta di piccolo specchio molto intimo che poi uno può usare in casa, no? Per rivedersi, per vedere che faccia ha, qual è il suo corpo, no? Come si sente. Quindi come al solito dipende come viene usato lo strumento, ecco. Quindi quello strumento può diventare uno strumento silenzioso di approfondimento, in cui uno può ritrovare una storia che scava, no? Che va sotto la superficie, oppure rimanere semplicemente qualcosa di estremamente superficiale, narcisistico, no? Lo strumento si presta sempre a tante valenze, no? Lo vediamo con tutto, no? Anche un libro, un giornale può essere fatto in un modo o in un altro, no? Sta a noi poi trovare l'equilibrio sia della quantità fotografica sia della quantità di selfie, e quindi sta nel non eccedere, e soprattutto credo anche lei parlava poco fa del vedersi, del selfie, no? E questo è un aspetto importante, ecco. La domanda che le voglio porre è questa: ma quando uno si fa un selfie, esclude tutto il resto? Ci sta anche, ovviamente, no? Una parcellizzazione del mondo, ritagliamo il mondo, vedo solo me stesso. Ma normalmente, con la maggior parte dei selfie che io vedo, sono veramente un estraniarsi dagli altri. Cioè, io sono protagonista e partecipe, e gli altri sono altra cosa. Sì. Ma sai, c'è anche un bisogno di dire proprio io sono stato lì, quel giorno lì, davanti a questa cosa qui, no? C'è un bisogno di fissare, che poi è tipico in fondo della fotografia, cioè la fotografia voleva fissare, come dire, il nostro essere stato per esempio in un certo posto, solo che avendo la macchina fotografica che guardava là non potevi fotografare anche te stesso, e infatti sarà capitato a tutti quando si era in viaggio e non c'erano ancora i selfie, di trovare delle persone che chiedessero scusi, ma mi può fare una foto davanti al monumento? E io ne ho fatte tantissime di foto a gruppi di persone davanti ai monumenti, perché c'è proprio questa necessità umana, come dire, no? Di voler conservare un ricordo di se stessi in una bella situazione, no? Con i familiari, a una cena o davanti al monumento che si è visto per la prima volta, che è piaciuto, no? In compagnia. Quindi il selfie ha risposto a un'esigenza che c'era già, mentre prima, come dire, dovevi chiedere a qualcuno con imbarazzo, scusi, mi fa la foto, no? E quindi le foto che si potevano fare le facevi, non so, tre in un giorno. Oggi invece felici, no? Puoi metterti lì davanti alla Gioconda, no? E farti il tuo selfie, no? Magari con questi braccini allungati, per riuscire a fotografare te stesso e dietro alla folla anche la Gioconda, no? Ecco.
perché per noi, per il nostro modo di essere, è importante avere delle testimonianze visive, no? Sono come dire, delle protesi della nostra memoria, no? Ecco, ed è ovvio che noi tendenzialmente vogliamo ricordare i momenti positivi, no? Quindi la vacanza, la festa, no? Il matrimonio. L'album di famiglia è come se proseguisse attraverso i selfie, solo che grazie ai selfie ne possiamo fare molto di più. Poi se non ci piacciono la possiamo anche cancellare, siamo venuti male, via, no? Adesso ne facciamo un'altra così vediamo se la mia faccia viene meglio, no? E possiamo studiare anche la nostra faccia di fronte all'obiettivo, perché ci vediamo e dico no, con questo sorriso sembra un po' cretina, aspetta che cambio un po' il modo di sorridere, no? E quindi c'è un'operazione anche molto di maggior controllo e sempre di più anche di, come dire, un po' stereotipo, no? Insomma, perché non c'è più quella fotografia che ci fotografa mentre inavvertitamente magari abbiamo un'aria depressa, pensosa, ecco, però quella la cancelliamo e non c'è più. Giuliola Foschi, però io mi scusi se parlo di me stesso e compio questo atto di vanità. Lei diceva che adesso non c'è più nessuno che chiede di fare le foto, io faccio parte ancora di quel nessuno, ma con una curiosità tutta mia, nel senso che a me piace molto chiedere di fare la foto, perché comunque stabilire un contatto con l'altro, che può essere una persona del luogo, che può essere un turista, ma soprattutto io ho notato una differenza straordinaria, e lo devo dire, proprio una differenza fotografica, per quel poco che so io di fotografia, sottolineo. Se io chiedo a dei ragazzi, le fotografie rimangono molto più vive rispetto a se a chi mi fa una fotografia, se è un adulto, non stiamo parlando di professionisti ovviamente, no? C'è un aspetto veramente molto diverso. Io se devo chiedere, se qualcuno mi fa una fotografia, se lo chiedo a un giovane ragazzo, veramente è qualche cosa di diverso. Quindi anche lo sguardo nel fare l'immagine, a comporre l'immagine fotografica, è cambiato. Sì, sì. No, guardi, appunto, sono d'accordo perfettamente con lei. Intanto, appunto, non è che un mezzo nuovo cancella quello precedente. Quindi ovviamente se a uno fa piacere farsi fare la foto da altri, va benissimo, no? Cioè non è che, no? Cioè, questi strumenti si assommano, no? Quindi uno può farsi fare il selfie e può anche farsi fare la foto. E comunque ha ragione anche lei, cioè nella nostra testa, come dire, di adulti, senza forse accorgersi, no? È cresciuta dentro di noi un'idea della fotografia composta con una logica di inquadratura di un certo tipo, in cui ci si mette un po' rigidi davanti alla macchina fotografica, no? E quella è la buona fotografia. Oggi i giovani probabilmente non hanno più in testa questo stereotipo visivo, no? Ma anzi, un rapporto invece molto più intimo, molto più vivace, no? Molto meno stereotipato e studiato nei confronti dell'immagine, e quindi chiaramente si sentono molto più sciolti nel fare la fotografia anche a lei, no? E questo mi sembra anche interessante, perché voglio dire, al di là della storia della fotografia ci può essere anche una storia della sociologia della fotografia, di come cambia il modo di usarla nella società, di come cambia progressivamente il modo stesso di fare fotografie della gente, no? Cioè se pensa alle foto fatte dai vecchi album di famiglia degli anni 50-60, erano già diverse rispetto a quelle degli anni 80-90, no? E oggi saranno ancora diverse, perché non abbiamo più l'album, abbiamo probabilmente sempre di più il computer come album, no? Ecco, dei nostri ricordi. Le fotografie del silenzio, le forme inquiete del vedere, di Giuliola Foschi, Mimesis editore. Per entrare, come lei scrive nella conclusione, nella fotografia del silenzio, che non è infatti quella che si limita a fotografare luoghi silenziosi o affascinanti, ma quella che sa creare uno spazio di silenzio dentro di sé, un intervallo dissonante che ferma almeno per un attimo i nostri pensieri abituali per aprirsi verso un altrove. Il silenzio, pur nella sua apparente debolezza, delicatezza, può essere una forza, laddove ci interroga, perché incrina le nostre certezze, perché ci inquieta, offrendosi nel suo mistero e mostrandoci la dimensione misteriosa nascosta nelle immagini e nella realtà stessa.
Grazie del tempo che ci ha dedicato Giglio La Fosca, però. Grazie a lei delle sue domande, interessanti e stimolanti. Prima di salutarci, qual è il libro, prima di salutarci Giglio La Fosca, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma guardi, in questi giorni sto leggendo, vado a prenderlo perché riesco a sempre a non ricordare i titoli. Quindi ci avanziamo verso il comodino. Dunque, sto leggendo Edmund de Waal, La storia bianca, storia di una passione, è la storia della porcellana. La storia della porcellana è quindi un aspetto molto interessante, sicuramente molto complesso, come può essere questo oggetto che tutti quanti abbiamo in casa, ma non guardiamo sempre a volte con distrazione, ma sicuramente c'è una storia importante e interessante da leggere. Grazie del consiglio di lettura, Giglio La Foschi. Buongiorno. Grazie a lei moltissime. Buongiorno. Arrivederci.